È ripetitivo, fa sempre le stesse cose, sempre forte, forte, forte. Grazie, grazie. Ciao Amir, in questi giorni si è parlato un po' del confronto tra Koulibaly e Kim, con uno ci hai lavorato, con uno ci stai lavorando giorno dopo giorno, ti chiedo similitudini e differenze e se te la senti di dircelo, con chi credi di aver avuto un feeling, una sintonia migliore? Buonasera a tutti, ma diciamo che sono tutti e due giocatori bravissimi, forti, e sono molto felice che ho avuto possibilità di giocare con Kalidou e anche ora con Kim, perché stiamo andando molto bene anche con Kalidou, abbiamo fatto una grande stagione, e sono tutti e due forti, però quando la squadra va bene è molto più facile per noi giocatori, quindi ora Kim ha più fortuna che Kalidou. Amir, sei ormai un vero e proprio leader della difesa azzurra e voglio chiederti, sei migliorato tantissimo in queste stagioni e stai continuando a farlo, dove ti senti migliorato di più e soprattutto quanto è stato importante mister Spalletti nel tuo percorso di crescita? Quello che ho detto anche prima, che quando va bene la squadra è molto più facile per noi difensori dietro, perché la fase difensiva inizia dagli attaccanti e poi quando arriva da noi sono qualche palloni molto più semplici per pulire e per iniziare azioni, quindi diciamo che questo è il segreto di questo anno. Ciao Amir, buonasera. Il mister dell'Eintracht è stato abbastanza spavaldo in conferenza stampa, cioè ha detto noi in realtà partiamo soltanto da due gol in meno, possiamo tranquillamente recuperare, sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare e quindi domani ce la giochiamo. Che cosa pensi in realtà che accadrà domani in campo? Che partita ti aspetti da parte dei tedeschi? Grazie. Penso che ha ragione di pensare così, perché sono solo due partite, una è finita e rimane solo questa, l'ultima di domani, e loro non hanno niente da perdere e per quello è una partita molto pericolosa che noi dobbiamo chiudere e essere attenti. Canale 21. Salve Amir, pensi possa essere una partita trappola? Perché Rode, il capitano, ha detto anche in Bundesliga, noi siamo stati abituati a ribaltare situazioni più difficili, quindi ci crediamo. Sì, abbiamo visto partite che sono tornati dalle partite che stavamo perdendo, quindi hanno una mentalità giusta, una mentalità che credono fino alla fine. Abbiamo visto anche la stagione scorsa in Europa League, hanno fatto una grande stagione e penso che sono molto 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 forti. Napoli Magazine, a sinistra. Ciao Amir, volevo chiederti, dal punto di vista delle emozioni personali, il Napoli sta andando benissimo in campionato e adesso chiaramente vuole proseguire il cammino in Champions. Questa crescita che hai avuto tu personalmente negli ultimi anni e anche la squadra vi ha reso più forti anche mentalmente, quindi dal punto di vista della personalità? Sì, è normale, perché quando inizi a vincere le partite dopo le partite, quindi ti senti meglio e hai più fiducia e qualche volta anche più fortuna, perché qualche volta anche quando giochi bene manca un po' fortuna. E nessuno... Penso che sono tutte collegate tra di loro. Ciao Mir, non solo difesa ma anche costruzione del gioco, spesso e volentieri l'abbiamo visto anche nelle difficoltà con per dire la Lazio che vi ha un po' bloccato, tu non solo dialoghi spesso con Lobotka, con Anghissà, ma anche lanci lunghi, uno dei gol di Osimhen è nato proprio da un tuo lancio. Sì, dipende dalle partite, come prepariamo le partite, come mister prepara le partite, vede i punti deboli, diciamo, di squadra avversaria.
quindi quello che cerca lui di fare, proviamo a fare, perché ci dà sempre un'idea come difendere prima e poi come attaccare dove sono spazi. Sì, sì, quello anche cerchiamo perché sappiamo anche la sua velocità. Ciao Amir, buonasera. Con il gol di sabato scorso sei arrivato a quota 7 reti complessive in Serie A, tutti gol su situazione di palla inattiva, di cui 5 su corner e 2 da punizione in diretta. Ecco, volevo chiederti se oltre ad essere un centrale difensivo di assoluto rilievo, inizi anche a sentirti un vero e proprio incubo per i tuoi avversari, ai quali riesci comunque a rubare sempre il tempo. Sì, ho fatto 7 gol finora, penso che potevo fare ancora di più. L'anno scorso ho fatto 4 che erano scheme preparate dal nostro staff, e quando sono queste scheme e vengono bene, allora è molto facile per noi fare gol. Invece questo è l'ultimo, è un po' più qualità, un gol che è molto difficile di fare, quindi spero che continui così. Ciao Amir, avete parlato nello spogliatoio di quanto può essere storico per il Napoli conquistare i quarti di finale, non c'è mai riuscito il club azzurro nella sua storia, un appuntamento davvero importante, sentite questa responsabilità nel match di domani? Sì, la sentiamo tutto l'anno, perché anche in campionato abbiamo una possibilità di entrare nella storia di calcio Napoli. E anche in Champions sappiamo che è molto importante, è molto speciale per i giocatori, anche per società, e speriamo di chiudere bene questo e passare il turno. Grazie Amir. Grazie. Grazie.